Siete preoccupati per lo stop ad AstraZeneca, lo stop a Giorgio? Rischia di frenare questi ritmi di cui lei ci stava parlando? Ma soprattutto anche qual è la posizione della regione sul secondo richiamo? Ma guardi, noi la preoccupazione l'abbiamo affrontata e la affrontiamo in lunghe riunioni che l'assessore Icardi ed io facciamo al DIRMEI con i nostri medici, con i nostri ingegneri gestionali. Noi li abbiamo messi tutti intorno a un tavolo proprio per programmare le consegne dei vaccini in modo da garantire sempre a ogni hub vaccinale il vaccino disponibile. Questo ci ha permesso di superare tutte le difficoltà. L'ultima definizione su AstraZeneca non è che l'ultima di tutta una serie di incongruenze che, sia chiaro, non arrivano dalla struttura commissariale. Da quando c'è il generale Figliuolo le cose sono cambiate tanto e in meglio. Arrivano dalla comunità scientifica italiana. Abbiamo una comunità scientifica italiana che tra Comitato Tecnico Scientifico, Ministero della Salute, AIFA, vari comitati etici sparsi sul territorio dicono ognuno la loro e spesso non arrivano un'informazione tempestiva, soprattutto univoca. Sulla vaccinazione eterologa noi la nostra posizione l'abbiamo espressa, noi seguiamo quelle che sono le indicazioni naturalmente da parte dello Stato, per cui noi in Piemonte non vacciniamo con AstraZeneca le persone sotto i 60 anni, teniamo AstraZeneca e Johnson & Johnson per gli over 60, Johnson & Johnson non è un obbligo ma noi così abbiamo scelto in via prudenziale. Sul dibattito se fare volontariamente il richiamo con AstraZeneca chi ha già fatto la prima dose, noi pensiamo che la libertà personale, quando il consenso è dovutamente informato, vada sempre garantito, però ci rimettiamo naturalmente a quelle che sono le istanze che arriveranno da Roma. Noi attendiamo solo che siano certe, chiare, univoche e tempestive. È chiaro che è sovrana sempre la scheda tecnica del farmaco. Quindi per coloro che vorranno e saranno dovutamente, come diceva il Presidente, informati, potranno accedere alla seconda dose dello stesso vaccino. Chiaro che deve essere fino a quando non ci sarà una disposizione tassativa da parte dell'autorità regolatoria, cioè di AIFA, sulla possibilità di farlo o non farlo. Allo stato attuale, ad oggi, è così. Se domani ci sarà un espresso divieto, noi molto salaudamente ci adegueremo al divieto.